Ciao a tutti, l'outfit che vi presento oggi è un outfit molto estivo, colorato. Però prima di parlarvi di questo vestito, mettetemi un like e iscrivetevi al mio canale, così mi aiutate a crescere e a poter fare più video per voi. Allora, questo è un vestitino che ho appena comprato, mi piacevano tantissimo i colori e anche il modello come è fatto. Questo vestito ha le coppe interne, quindi non è necessario portare il reggiseno, almeno che non avete problemi. Dietro è tutta la parte laterale elasticizzata, quindi va bene per più misure. Infatti questo è un vestitino che lo fanno taglia unica, non è un vestito di grande, cioè non ho speso tanto per comprarla, però assomiglia tanto a un noto marchio che adesso quest'estate fa questi vestitini molto colorati, stretti sopra e larghi sotto. Va benissimo questo vestito per tutte quelle che avete un po' di ciccia sul sedere, anche la pancia, perché sembra che è tutto stretto, ma non lo è un po' più morbido, quindi nasconde bene se avete difetti. Invece dovete stare attenta se non avete le braccia toniche, questo non andrebbe molto bene, almeno che non vi accettate così, perché non pensate che tantissima gente guarda che le braccia stanno un po'. Ovviamente se è troppo grosso, meglio evitare. Quindi questo è un vestito, lo indosso in questo caso per valorizzarlo con un paio di sandali rossi a tacco a spillo, però questo vestito sta benissimo anche con un paio di zeppa quando andate a fare la spesa e io con questo vestito andrò a fare la spesa senz'altro. Quindi è il mio vestitino estivo, non è molto corto, non è esageratamente corto, quindi ci sta anche di giorno tranquillamente. Col flip-flop non lo porterò perché abbassa tanto, sembrerà un po', perde un po' di forma, quindi se volete stare comodi, magari un tacco 6-8 cm, ma non proprio il flip-flop. Va bene, mettetemi un like se vi piace il mio vestito, il mio video, e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!